Buongiorno. Allora, adesso vi faccio vedere come preparo, già l'ho preparato la settimana scorsa, i broccoli, le cime di rapa. Io le passo direttamente nell'olio extravergine d'oliva. Ho messo 2 cucchiai, uno spicchio di aglio tagliato a metà e un poco di peperoncino, non tantissimo perché a mio marito non piace, non lo gradisce. Molte persone mi stanno, io l'ho già sciacquata, l'ho lavata e sciacquata la cima di rapa, quindi alzo un attimo la fiamma. Io non le lesso prima, la verdura non la lesso, la metto direttamente, aspetto un attimo che si riscalda un pochino l'olio e poi ce lo verso direttamente. Molte persone che stanno vedendo i miei video precedenti, mi stanno dicendo che io cucino tante verdure. E loro non hanno il tempo in quanto, cioè loro vorrebbero fare quello che faccio io, però non avendo tempo perché lavorano, non hanno. Anch'io ho lavorato tanto nella mia vita, ho lavorato più di 20 anni con due figli da crescere, un marito, che è vero che mi aiutava, anche mio marito, un marito, due genitori da accudire. Una casa da portare avanti, però, e lavoravo dal lunedì al sabato, eh. Però diciamo che è una questione di organizzazione, nel senso che la domenica mattina mi dedicavo ai ragazzi, a mio marito, a riposarmi un poco di più perché mi alzavo un pochino più tardi la domenica, pulivo la casa in modo più approfondito, lavavo, stiravo, insomma quello che fanno tutte le donne, tutte le persone che portano avanti una famiglia e una casa. Poi il pomeriggio invece mi dedicavo all'organizzazione dei pranzi e delle cene della settimana successiva. Un attimo che metto il coperchio grande. Ecco qua. Ok, adesso devono stufare a fiamma alta. E, vi stavo dicendo, mi organizzavo la domenica pomeriggio i pasti per la settimana successiva. Allora, non lo so, facevo le cime di rapa come le sto facendo adesso e poi le congelavo. Poi, che ne so, bollivo, scaldavo il cavolfiore, scaldavo la verza, scaldavo no, gli spinaci no, perché tanto ci vogliono 5 minuti per fare gli spinaci, però per esempio le bietole, mi mettevo a scaldare le bietole, perché io con le bietole faccio due preparazioni, perché con i gambi faccio le cotolette di gambi di bietole, sì signore, e poi diciamo, con la foglia invece, oppure cucinavo le puntarelle, insomma tutta la verdura di cui avevo voglia, avevo intenzione di fare la settimana successiva. E poi, una volta raffreddato, dopo cotto, una volta raffreddato, me li conservavo nei contenitori come questo, vedete? Ho tanti contenitori come questo qua, me li conservavo qua dentro una volta raffreddati. E queste erano le basi o i contorni o la base per un primo piatto per la settimana successiva.